Sì, oggi è un giorno particolare perché dopo la pandemia siamo riusciti a vedere Riccardo. Ciao Riccardo, come stai? Ciao, bene, bene. E tu? Tutto bene, sono contenta che sei venuto a Roma perché siamo alla stazione Termini di Roma e Riccardo 2 giorni fa mi ha detto che sarebbe sceso per un impegno suo e mi sono fiondata ovviamente a incontrarlo perché è uscito il suo terzo libro. Esatto. Scrivimi, magari Magari ti ti amo amo ancora. ancora. Allora, anche in coro. Che fatica questo titolo. Perché? Perché la mia casa editrice ne aveva proposto un altro, che Possiamo era, dirlo qual è? sì, che era Innamorarsi. E mi aveva proposto anche un'altra copertina. E quest'anno per la prima volta ci ho lottato per cambiare sia il titolo che cambiare la copertina. Ti Vedi quando l'autore si impunta? piaceva Innamorarsi? Un Innamorarsi. po' banalotto. Diciamo di no. Vero. Perché innamorarsi è troppo generico, lo troviamo spesso, magari, no? Scrivimi, magari ti amo ancora. Dopo resti. Dopo Diamo abbiamo un bacio in un bacio in sospeso sospeso. io e te. Ci sta. Secondo me scrivimi, magari diamo ancora, segui proprio la Ci scia. sta, ci Sì, sta. allora parliamo di Scrivimi, perché Scrivimi è un testo particolare, presenta delle innovazioni, Sì. delle cose diverse rispetto al tuo stile normale, Sì. insomma. Sì, beh, intanto partiamo dalle cose meno innovative, che sono già state fatte ovviamente. Quindi, però per la prima volta io scrivo due storie in realtà, non una sola. Quindi sono due storie parallele che si sfiorano soltanto, ma che sfiorandosi si risolvono la vita in qualche modo. E scrivo di due età diverse. Da una parte abbiamo l'amore del liceo, quindi quell'amore che si fa alle promesse. Quindi torniamo indietro, prepariamo i fazzoletti perché la lacrima scende. Torniamo un po' indietro, sì. È un libro un po' vintage, quella parte del libro. E poi invece c'è l'amore a 45 anni, quando invece quelle promesse magari non riesci più a mantenerle. Che succede quando non si mantengono le promesse? Che succede? Che bisogna cercare di tenere tutto insieme, no? Poi il succo di questo libro sta in una parola, che però non vi dico perché è una parola straniera, che è intraducibile in italiano, Da quale lingua dal viene? giapponese, Bene. che forse la conosci, però è l'arte, in italiano, è l'arte di amare le cose imperfette. Quindi arrivare a pensare che forse l'amore vero non è quello dell'inizio, quello dei 18 anni dove è tutto perfetto, ma che il segreto sta proprio nell'accettare il fatto di essere imperfetti e quindi di amarci così come siamo. Non singolarmente, ma in coppia, imperfetti insieme. Questo penso che sia una delle sfide più particolari e più difficili all'interno di una coppia. Che Credo di sì, poi credo. abbiamo visto anche negli altri tuoi libri. Sì, io, ma è una cosa a cui tengo molto perché io credo che viviamo in un periodo storico, soprattutto dove, vabbè, adesso c'è il Covid, quindi no. Però viviamo veramente in mezzo alle tentazioni, no? E quindi, Sì. secondo me, la questione è proprio smettere di guardare fuori a un certo punto, perché se guardi fuori avrai sempre una tentazione da qualche parte. Io dico accontentarsi di ciò che siamo, accontentarsi non in modo negativo, ma non farsi fregare dalla quotidianità, diciamo, e cercare di capire che molto spesso quello che cerchi fuori in realtà ce l'hai già, ma non te ne rendi più conto. Quindi bastarsi in senso positivo perché se guardi quello che hai accanto potrebbe essere molto meglio della tentazione passeggera che hai Assolutamente sì, davanti. solo che magari, sai, nel tempo il rischio è quello di non accorgersi più del valore di quello che hai Darlo per accanto, darlo scontato. sempre per scontato. Questa è la sfida più difficile di una coppia, evitare di dare per scontate le cose e le persone che ci sono vicino. Questo sì, sono È d'accordo. difficile veramente nel tempo, eh. Innovazione all'interno del Ah libro. sì, a parte Allora, questa che era innanzitutto una hai scritto una novità. parte a Roma. Sì, credo il secondo capitolo, secondo e quarto capitolo sono ambientati a Roma e poi ci sono i video. E poi Non ci so se sono i lo video. sapevi. Sì, il QR Il code. QR code, quindi credo, allora, io questa credo che sia, credo che veramente non esista. È una cosa che ho proposto a Rizzoli per scherzo, pensando che mi dicessero di no. E invece è piaciuta subito. L'idea è di non trasferire in scene cinematografiche, diciamo, il libro, perché quello ha poco senso. Ma è una finestra da una parte sui posti, l'idea che oggi non si può viaggiare, ma noi vi facciamo viaggiare lo stesso, ok? Viaggiamo anche con il libro di Riccardo Esatto. e E non con la poi, e fantasia. quindi io faccio vedere
ci sono io, faccio vedere i posti, magari quel ristorante dove cenano, gli scorci di Roma, gli scorci di Trento. Ci sono due video sui romanzi precedenti, quindi uno tutto a Nosellari e uno tutto a Verona. E poi un po' dietro le quinte, magari, no? Perché io ho scritto quella cosa? Cosa mi è successo per scrivere quella cosa? Era un po' una finestra sul mio mondo e sul mondo del romanzo in questo senso. E poi ho inserito delle canzoni. Questa non è una novità, so che hanno fatto altri. C'erano nel secondo libro anche dei passaggi con dei testi? Sì, però questa volta proprio i titoli dei capitoli della storia dei ragazzi sono è proprio il titolo della canzone con il tastino play. Perché l'idea è di leggere quel capitolo, quindi una playlist, non è un indice ma una playlist. Esatto, allora ragazzi, facciamo un attimo un punto della situazione. Voi prendete il libro, parallelamente prendete anche il cellulare. Esatto. Scaricate l'applicazione per leggere il QR code e dopodiché ogni volta che trovate il QR code alla fine del capitolo, esatto, giusto? Sì, sì. Vivete il capitolo anche dal punto di vista multimediale. Esatto, esatto. Questa è una cosa fighissima, no, non l'ha mai fatta nessuno. Io credo di no, ed è carino perché l'idea era un po' di svecchiare la lettura, cioè comunque il libro è un prodotto vecchio. Uh-huh. E oggi tutti guardano video, oggi siamo tutti tecnologici. E era un modo, mi è venuto in mente, io ce l'avevo in mente da un anno, lavoravo in questa casa editrice e lo dicevo, facciamo questa cosa, ma non mi hanno mai ascoltato. E secondo me è carina, qualcuno potrebbe dare fastidio, perché comunque quando tocchi una cosa sacra come il libro, a qualcuno dai fastidio. Però secondo me è bello, cioè, creare un nuovo modo di leggere. No? Magari potresti avvicinare anche quei ragazzi che difficilmente approcciano alla lettura, perché magari no, il libro no, che noia, che strazio, non sto lì a leggere, però... Ma sai che su questa cosa, dico una cosa un po' didattica, però io sono convinto che si legge poco. Se si legge poco è molto colpa della scuola, nel senso che i libri che noi leggiamo a scuola sono i libri che ci vengono imposti. Uh-huh. E tendenzialmente ci vengono imposti i classici. Sì. E io non sono qua a dire che non bisogna leggere i classici. Quanti ne hai letti di classici al liceo, dai? Non me li ricordo. Però far leggere I Promessi Sposi in seconda superiore è un ottimo modo per non far leggere più per tutta la vita. Sì, questo è vero. È come se noi trasferiamo il discorso nel cinema. È come se noi cercassimo di appassionare un ragazzo partendo dai film degli anni 70. Che erano invece, belli, avevano una loro particolarità. Sì, però che cosa succede? Loro cominciano ad amare Scam, ok? E poi se loro capiscono che quella cosa, cioè il cinema, può piacergli, e quando hanno 25 anni vanno lo stesso a vedersi i film degli anni 70. E secondo me con i libri dovrebbe essere la stessa cosa. I ragazzi di 20 anni hanno bisogno di leggere qualcosa in cui loro si rivedono e scoprono che leggere può essere bello, e poi andranno loro a cercarsi il classico più avanti. Beh, un po' succede anche nella nostra generazione, dai. Magari verso i 20 anni leggevamo cose più leggere e verso i 30-40, certo, abbiamo ricominciato a prendere I Malavoglia, certo, Dostoevskij, così. Quando ho fatto la maturità mi sono messo a leggere un sacco di cose sull'Olocausto, ad esempio, mi ricordo. Però deve un po' venire da te, allora... Sull'Olocausto io alla maturità portai tutto Mussolini in Italia, vedi? Io la propaganda. No, io lo sviluppo architettonico di Mussolini in Italia, quindi sì. Vabbè, quindi vedi? Anche le bonifiche? Sì, sì, sì. Sono preparata. Il posto a Roma che ti è piaciuto di più quando sei venuto per scrivere il libro? Allora, intanto questo libro... io sono venuto a Roma perché non sapevo cosa scrivere. E io mi ricordo perché mi avevi scritto qualcosa ai tempi. E ho detto, sai cosa, vado a Roma una settimana, vediamo se mi ispiro. E una sera ero sulle scalinate di Piazza di Spagna e lì mi è venuta l'idea, infatti è per questo che i protagonisti si conoscono nella fermata, cioè sulla banchina della metropolitana della fermata Spagna a Roma. Okay. Ed è per questo. Ma il posto che mi piace di più è un muretto, ma che non è il classico muretto sulla destra dietro il Vittoriano. Ce n'è uno sulla sinistra, un po' più nascosto, che vede solo sui fori di sinistra, diciamo. E quello è il mio posto preferito, infatti... La salita del Campidoglio. Ecco, io non so i nomi. Comunque è un posto che quando vengo a Roma ci vado veramente sempre. Anche e vedi, 5 minuti. Dall'alto, sì. Tutta la vallata delle rovine dei fori imperiali. Esatto, però ce ne sono, due. Sì. Perché ce n'è uno sulla destra dove vedi tutti i fori. Che se vuoi è anche più bello come vista. Sì. E infatti io ho girato lì il video. Però non è quello. Spoiler! Sì, però non è quello il muretto che piace a me. Il muretto che piace a me è dall'altra. Cioè,
quando tu arrivi sulla, alla salita del Campidoglio, se, se scendi dritto arrivi a questa vista qui. Okay. Se vai sulla sinistra, sì, c'è un altro muretto piccolino che non credo... Che nessuno calcola forse. Esatto, che nessuno calcola, e quello è il muretto, è giusto però. Segnate, mi raccomando, romani soprattutto, se volete portare la vostra amorosa, visto che siamo anche vicini a San Valentino, esatto, volete fare una cosa romantica, portatela là. Mi raccomando, occhio sempre al coprifuoco. Eh sì, purtroppo sì. Infatti questa sera tornerò da Frosinone alle 9, non riesco neanche a fare una passeggiata. Non la vedo Roma oggi. No. Roma Termini. Vabbè. Abbiamo la scritta proprio Roma Termini davanti, esatto, agli occhi, e quella resterà. E va bene. Allora, Riccardo, e progetti futuri? Non lascerò i romanzi, ma volevo prendermi una pausa. Tre romanzi in 3 anni? Un po' sì, perché tanto mi serve, e un po' perché comunque non voglio annoiare i miei lettori, insomma. Dopo il secondo libro, prima del terzo, hai aperto un'agenzia di comunicazione. Un'agenzia di comunicazione, sì. E dai anche consigli ai giovani autori su come scrivere un libro, e quindi anche sull'editoria, su come pubblicare. Sì, diciamo, insomma, che l'idea era proprio di allontanarmi un po' dal mondo dell'editoria, perché io ho fatto l'editore 5 anni e... Per quanto io ami i libri, però lavorare in casa editrice 8 ore, poi uscire e dedicarmi ai libri perché devo scrivere comunque i miei, eccetera, era un po' sovraesposto. Quindi non volevo perdere la passione, perché il rischio era quello. E quindi ho aperto questa agenzia di comunicazione, ma volevo tenere una parte dedicata al mio mondo. E quindi organizzo questi corsi di scrittura creativa, dove do un po' dei principi sia su come scrivere, diciamo, un buon libro, e poi come muoversi nella promozione e come approcciare le case editrici, a chi affidarsi, a chi no, perché anche l'autopubblicazione, che oggi comunque è una realtà che esiste e non è così una cattiva idea, secondo me. No? No. Allora magari poi potremmo organizzarci per una diretta, perché adesso sennò diventerebbe, prenderemmo, sì, troppo tempo. Sul perché? Sul autopubblicarsi, esatto, come, quando, perché, vabbè, ok, è un'idea pro, nata pro così. Pro e contro. Pro no, e contro. Non c'è bisogno di farlo qui sui miei canali, insomma, però se un autore becca il video e ti vuole contattare, dove ti, certo, contatta? Allora deve scrivermi alla mail a Riccardo, okay, chiocciola. Poi la scriviamo anche qua sotto. Brava. peoplelikeus.it, peoplelikeus è il nome dell'agenzia. Quindi se volete, perché, anche... vediamo se sei preparata. 3 significati ha peoplelikeus. Parti dal presupposto che noi facciamo soprattutto, partiamo dai social per fare tutta la comunicazione, siti web, eccetera. Gente come noi, se lo dovessi tradurre. Gente come noi. Quindi... 3 traduzioni. Andiamo dal lato umano, che mi piace tantissimo questa cosa. Gente come noi. Gente come noi. People like us. Sull'inglese mi trovi un po' sguarnita. Guarda che però, a me l'hanno spiegato. Allora, uno l'ho preso, quindi va bene anche così. Persone gli altri come due noi, li dici tu. Piacciamo alle persone. Ok. E anche le persone ci mettono il mi like. Piace, perché gestiamo i social, no? Hai capito? È per questo che ci è il piaciuto. Marketing, il neuromarketing che c'è dietro? No, bene, per questo ci è piaciuto, però sì, 3 significati. Il più bello è sicuramente persone come noi. Persone come noi, perché noi siamo sentimentali. Esatto. Va bene, allora Riccardo, ti ringrazio per essere per aver sempre ritagliato questo tempo di corsa e di fretta. Sempre. Grazie. Ormai l'appuntamento fisso. Ormai l'appuntamento è fisso e io spero di rivederti presto. Ma sì, anche su questi canali. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete il like, seguite sia me che Riccardo. Soprattutto lei. Grazie.